Sì, ragazzi, chiedo scusa, ma ho notato che pure io che scatticcio un pochettino. Allora, adesso arriviamo a fare subito gli onori di casa, quindi andiamo con Shadow, poi ciao Dennis. Bentornatos, poi abbiamo Fernbus, eccolo qua. Poi chi altro ci sta? Vediamo un po'. Buon pomeriggio a tutti, eh. Oggi sono partito con un po' di ritardo, ho dovuto fare un po' di cosucce. Vediamo che altro c'è. Mubot non ci interessa, ok. E allora, in questo momento ci troviamo a Malaga, se non ricordo male. E allora, dicevo Fern che a inizio live, siccome non lo sai, mi garba molto parlare un po' in toscano, allora, poi alla fine parlando in toscano ho salutato tutti gli amici toscani, ho detto in particolare l'amico Fernbus08 e poi l'altro amico Lupin, detto che voi rappresentate, direi in maniera eccellente, la Toscana. Allora, mo ci andiamo ad esplorare questa parte qua. Ovviamente vi invito a passare nei canali di Fernbus08, di Dennis, di anche di qua è chiuso. Oh, come si entra qua? Ah, l'aeroporto sta qua, sta. E insomma, se potete date una mano ai piccoli streamer, perché sono quelli che fanno molta fatica per cercare di farsi spazio fra i grandi, e ovviamente i piccoli streamer sono molto solidali fra di loro. Allora, vediamo un attimo la live. Ok, mi sembra più fluida. Ok, va bene. Ok, quindi abbiamo trovato un ottimo rapporto. Perfetto. Allora facciamo un applauso a tutti quanti. Grazie Fairbus ovviamente per i batteri. Grazie a tutti e ripartiamo, dai. Adesso ho fatto io gli applausi a voi. Ieri mio fratello è venuto dalla sua ragazza. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania. Mi dai nervi. Ecco qua, grazie Fernbus, grazie ancora. Ok, procediamo. Ah sì, mi ricordo bene. Figura di Fernbus, tu lo sai, questa si chiama riconoscenza dalle mie parti. Allora, qua però ho trovato un muro invisibile qua. Ovviamente non mi avrebbero fatto entrare. E dicevo, Fernbus si chiama riconoscenza. E poi si vede che sei una persona onesta. E quindi, al di là, diciamo così, dell'aiuto materiale, dai anche una mano al canale, insomma. Una grandissima parte. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 caffè. Grazie mille. Cheer 10. Grazie Fernbus. Guarda, apprezzo. Mi sarebbe bastato anche soltanto il Brigitte Bardot. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Allora, mo, dove siamo rimasti? Allora, Andrea mi ha detto che mi avrebbe raggiunto a Madrid, però Madrid, sta qua vicino. O mi trovo un carico intermedio. Eh sì, Fernbus, sono tanti.
Il tuo supporto per questo canale è veramente stato grandioso e devo dire la verità, piano piano un po' a fatica il canale sta andando molto meglio, molto bene, considerando che ci sono anche bravissimi streamer come te e come gli altri amici. Insomma, esatto, brava la sub, bravo, ora che mi sono ricordato, quella a Macho King. Uita! E qua piano piano ci incontriamo tutti quanti. Ci dovrebbe essere anche in chat, dovrebbe esserci anche il mitico Dennis, il mitico Miticus, mitico Miticaccio, mitico Miticaccio, mitico. Allora facciamo così. Mettiamo il jingle di Venomous, quando guidi l'Octopus ti ci fa chi sconfisciata le risate con sé fatte che tu sei Venomous. Esattamente, perché lui è Fernbus, il mitico Fernbus. Bus. Fern, avevo letto il tuo messaggio poco prima di entrare in live. Infatti, oggi ho portato anche un po' di ritardo. Infatti, mi sono scusato all'inizio e mi scuso ancora una volta con voi. Ah, wow, Fernbus. Mi hai fatto spassare, mi hai fatto proprio. Cioè, veramente è stata bella. Ma comunque il gioco della. Come si chiama? Della sciabola. Bello quello là. Cacchio, ho sbagliato strada. Esploriamoci quest'area qua. Sì, Fenbus, comunque. Ma pure Six, come si chiama? Rainbow Six. Quello pure. Se trovi il team giusto, le persone giuste, poi ti diverti pure. Io per esempio non riuscirei a essere così, diciamo, veloce, perché quella, quello mi pare che è multiplayer. Neve Winter, caspita, ottimo. Ma lo sai che ora non è il mio genere quello del gioco là, però come lo stai portando tu? Adesso non lo dico per fare ironia, ma me lo stai facendo arbar, me lo stai facendo garbare. Ecco, mi sono ricollegato alla parola e quindi all'inizio ha detto il Turbo Star di Rough Garage mi garba. E ho detto, come dicono gli amici toscani, ho detto, ovviamente saluto tutti gli amici toscani, in particolare ovviamente zio Fenbus 08 e poi c'è anche l'altro amico Lupin 169 se non ricordo male. E ho detto, se non li conoscete, cosa improbabile, andate nei loro canali e seguiteli, mi raccomando, che sono molto ma molto bravi. La limitazione, ma mi fate ricordare la limitazione. Disgraziato maledetto. Come diceva. Buonasera. Aspettate un attimo, mi avete fatto ricordare una cosa. Grazie Ita. Grazie Ita. Io mi scordo sempre. Mo devo prendere l'abitudine di avviare un altro programma. Ita. Meno male che hai lanciato il comando. Aspetta che mo si avvia il software qua. Devo fare l'abitudine che. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grazie per aver fatto suonare lo spot. Grazie Ita e grazie Fernbus.
Meno male che hai digitato il comando, veramente Ita, se non l'avessi digitato io mi sarei completamente dimenticato di attivarlo. Beh, che i sound alert sono grosso modo gli stessi, però pure per far girare un pochettino. Sto sbagliando un'altra volta. Malaga, qui c'è anche, siamo anche in ottima compagnia qua. Il venerdì siamo in buona compagnia. Il martedì abbiamo Capitan Bryce, ragazzi, sul turbostar di Rough Garage, che mamma mia. Voi lo vedete silenzioso, Capitan Bryce o Captain. Ma dovete sapere che quello è un brontolone. È uno proprio di quelli. Mamma mia. Sta sbagliando strada un'altra volta. Ops. Questa qua è da strappo della patente, non lo fate nella vita reale. E non l'avrei fatto nella vita reale. Oppla! Ida, mi raccomando, non ne visti niente, che non so nemmeno fra l'altro cosa devo caricare oggi. Ma vediamo un pochettino. Ma vediamo, ragazzi. Poi ovviamente domenica mattina, per quanto riguarda Caffè in Farm, ho pensato di fare una pazzia, ragazzi. E voi dite che cosa? Mi faccio il primo prestito con la banca e prendo un trattorino un po' più performante, va, diciamo così. Avevo pensato di prendere il John Deere, quello lì che ha i quattro cingoli. Però per acquistarlo ovviamente ci sarà una, diciamo così, una specie di mini sfida, e sarà quella di fare 10 ride e 10 hosting, ma con ovviamente con gli iscritti. Cosa ne pensi di... Guarda, dice, io non sono esperto di calcio personalmente. Non conosco, non li conosco né come calciatori né come persone. L'importante è che siano brave persone, poi tutto il resto, insomma, va bene. L'importante è che siano brave persone. Smook, buon pomeriggio. Allora, in pratica, allora, mo mi fermo un attimo, così gli faccio anche gli onori di casa. Eccoci qua. Allora, facciamo un attimo gli onori di casa a Snook. Ah, Smook, benvenuto Smook. Allora, leggiamo un po'. Allora, Smok dice, arrivo subito e vi rispondo. Allora, un po' di pazienza e trovo il messaggio. Allora, Eta dice, devo alzare un po' le sospensioni dei bus ogni volta che prendo... Ah, sì, il gioco del bus, sì, mi ricordo. Allora, recuperiamolo da quest'altra parte. Smok, dov'è? Eccolo qua, bro. Che mod ha inserito le grafiche? Allora, si chiamano internal mod. Allora, e ce l'hai Discord? Smook, se hai Discord ti mando il link del server Discord di questo creatore di internal mods, dove praticamente tu da lì stesso puoi prendere tutto ciò che ti serve, e si chiama Insanux. Allora, mo crea un invito. Allora, ecco qua. Se
si chiama. Eccolo qua. Basta cliccare qua sopra, si chiama Insanux, giusto? Vediamo un po'. Insanux, c'è anche un account YouTube e si chiama Internal Mod. In pratica, i neon, tutto quello che vedi qua, le posso vedere soltanto io, incluse tutto ciò che vede all'esterno, quello che non è di default, quindi il disegno del grifone con le luci, i led, è tutto più o meno quello che vedi qua, a parte i fendi nebbia sopra. Un internal mod significa che, come ho detto prima, sono mod che vengono installate solo nel tuo profilo e quindi poi la trovi nel server, la trovi sia le internal mods e sia ovviamente il software, il piccolo programmino che ti permette di poter installarle. Poi ci sono tutti i video tutorial e quindi queste qua al momento sono mods esterne, cioè estetiche, ma diciamo che posso vedere soltanto io o voi che state guardando la partita, inclusi i tre monitor che vedete in alto là, che è tipo tre piccoli navigatori. Internal mod queste qua, e quindi diciamo che girano più o meno come le mod. Unica differenza, ecco, è che come me, siccome adesso io sto su Track SMP, ogni mod di questa è come se occupassi uno slot. C'è tutto, c'è un software, basta che vai lì, ti unisci al server e trovi tutto. C'è il tutorial che è fatto stesso da loro, è un piccolo software che ti permette di installarle le mod direttamente, invece di prendere la mod e la metti, te la fa direttamente questo software. Poi c'è proprio il tutorial. Oh, Ludovico, a fasci la miseria, lui Ludovico, quanto tempo non ti sento, mamma mia, a parte che mi sa che ti ho letto nel canale della Zappa, come stai carissimo, è un sacco, ma un sacco di tempo che non ci, grande, grande Ida, grazie per il shootout. Poi giù, è un sacco di tempo che non ti sento più, comunque mi fa piacere che ci ogni tanto ci becchiamo, anche se per poco tempo, l'importante è che ci bussiamo ogni tanto e quindi sappiamo che ci siamo, più forti e più potenti. E allora è festa, quindi inizierà e mo ti toccherà lavorare un po' di più. Allora, come stanno le cose? E io, quando è stato la settimana scorsa con Range Simulator, pure io ho dovuto, anzi 3 settimane fa, quando sono rientrato in partita prima della live, ho trovato tutti gli animali, tutti, dalle mucche, il maiale, il cavallo, le galline, mamma mia, ho dovuto rifare tutto da capo. Fortunatamente però avevo un piccolo gruzzoletto e quindi me la sono cavata, ho recuperato e lavorato le carni, mamma mia, mamma, due volte mi è capitato. Infatti ogni volta che apro Range Simulator sta sempre con la preoccupazione, mi apro la partita, paf, e mi vedo tutti i maialozzi che stanno messi là su un fianco e non si alzano più, e là sono dolori. E invece su Farming è un po' più Chiara. Oh lady, 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 lady. Oh lady, 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 lady.
404. Andiamo bene, andiamo. Ebbene sì. Allora, prima di partire è sempre meglio controllare un attimo il mezzo. Allora, intanto riparo il mezzo e quindi da qua poi ti faccio vedere. Allora, questa per esempio è una... quindi la scritta Scania con questi bordini è una... internal mod. I faretti qua, quindi il paraurti qua sotto, stessa cosa. Poi ora entriamo in un'altra modalità, ecco qua, questa barra qui è anche un internal mod, queste rifiniture stessa cosa, poi altro, i led qua, e ne ho messe poche esterne perché comunque occupano degli slot, quindi non avrei potuto aggiungere altro. Poi altra internal mod, allora la scritta super, i neon questi qua blu che si accendono, il tablet, la nostra mitica Antoinette che ci fa compagnia, e poi queste qua invece sono tutti oggettini che appartengono alle varie cose fatte, che non mi viene in termine lì. Comunque allora allora, detto questo, vediamo un pochettino cosa troviamo qua. Ci siamo fatti, abbiamo esplorato la zona, ma in tutto questo però non sono ancora, aspettate un attimo, allora verifichiamo. Ok, quindi era la... è cattiva perché non usciva a tirare per la coda. Non... aia, immagino, e quello poi il pericolo lo fiutano, anche giustamente dice che... chissà che monna fa. Allora, il maialozzo non è fesso, anzi come diceva il grande tocca, nessuno è fesso. Il sound alert che piace tanto a Fernbus, e si ricordi bene, secondo me si ricordi bene che qui a Napoli, anzi ora ve lo faccio sentire io, ecco forse l'ha fatto. Allora vi faccio sentire, vediamo se lo trovo. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Sì, eccolo qua. Ve lo faccio sentire. E si ricordi bene che qui non siamo in America. Qui siamo a Napoli. E come si dice? Ca, nessuno è fesso. Ha capito? Esatto, ecco. Questo è Sound Alert che piace tantissimo a Fernbus, infatti... molto spesso lo mette. Allora, guaglio. Mo, bando alle ciance. O ciance alle bande. Vediamo un po'. Icirana mos. Mos. Ron mos. Ok. Ah, qua dobbiamo arrivare all'aeroporto. Ok. Facciamo un paio di viaggetti. Spagna per Spagna. E Spagna para la Spagna. Para la Spagna. Per andare a visitare la Spagna con il traghetto ci viene il mal di pancia. Pam pam pam. April, quelle pizze diventano due. Esatto. E quando aumentano gli everons, come dice il Super Macho King, il nostro amico Macho King 82. H, nessun FS. Le pizze diventano due. Questo è invece lo sketch di Miseria e Nobiltà, lo sketch dello scrivano quando arriva l'uomo che non deve farsi scrivere una lettera da Totò, e lui dice di essere ignorante, dice complimenti, lei è ignorante, ma complimenti, e poi dice l'amica deve chiedere informazioni per andare alla stazione, no? Allora gli dice Peppe Nil, prendi, dici quelle, aspettami là e vedi se questa persona non deve
chiedere informazioni dove apprendere le pizze. E poi, se non conoscete Miseria e Nobiltà di Totò, se avete l'occasione vi invito ad andarla a guardare e a vedere, perché è una bella opera, molto leggera. Ah, quando faccio il rap, frate, sono pericoloso, cosa l'ho letto. ma fregato, guarda un poco, l'ho letto rappando, fra l'altro. Mi ha fregato, ai ai ai, Ludovica, e tu mi fai questi scherzetti. Ah, ragazzuoli, ah, il mitico Nick, mitico Nick. Mi hai fregato, comunque, Ludovico, ai ai ai. Come disse quella, canici una fessa, hai capito? Una lezione della volontà non me la fai. Bella domanda. Una lezione di napoletano. Il napoletano sembra semplice, ma non lo è. Sembra tal come non è, se vorrà darti l'allegria. Bella domanda. Potrei provarci, ma il napoletano. Puoi chiedermi di dirti qualche parola in napoletano. Lezione di napoletano, ragazzi. Quello che posso dirvi è che la lingua napoletana ha una sua grammatica. Quindi, ho dialetto. Ha una sua grammatica, ha una sua coniugazione dei verbi. Quindi, insomma. Anche per noi può risultare difficile. Io su uspara canale, che è il telecomando. Uspara canale, non lo sapevo, però ci sono. Ah, a proposito, allora, per esempio, quella che conosco io è tipo o tram a muro. Secondo voi o tram a muro che cos'è? Vediamo un po' indovina che cos'è o tram a muro. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Non è il tram a muro, ma voi mi dovete dire in italiano il tram a muro che cos'è. Il tram a muro, vi do un aiuto. Il tram su che cosa scorre? Sui binari. Cos'è che può scorrere sul muro? Sui binari? No. A ferrovia. È qualcosa che scorre sul muro, ma c'ha i binari o una gabbia, diciamo così. No. Sul muro che cosa scorre? Cosa può scivolare? No, ditemi se volete un aiuto. Vi do un altro indizio. Scrivete aiuto se volete che vi dia un indizio. Così vi do una. No, aspetta, ok. Ludovico ha detto aspetta. Vediamo un po'.
a muro. Ida giustamente dice: affasci la miseria. È in gamba Ludovico, guarda che Ludovico sicuramente mi dirà, forse mi dirà la soluzione, perché a volte, non sempre, ma a volte le parole, i concetti nel napoletano si sono abbastanza non ragionate nella lingua italiana. Ludovico, dai, chiedi l'aiuto da casa. Chiedi l'aiuto da casa, così vi do un altro indizio. Ah, già, Ludovico si è ammutolito. Mamma mia, non andare a googolare, Ludovico, io ti vedo, eh. Lo vedo che stai googolando. Allora, vi do un indizio. Guarda, ve lo dico sotto forma di battuta, poi chi conosce sta barzelletta ci arriverà velocemente. Allora, vi do un aiuto. Si chiama con un dito. Lo chiami con il dito, e quello quando lo chiami con il dito, quello arriva subito. Si chiama con un dito, si chiama con il dito. Potete ancora chiedere un altro aiuto, eh? Non vi preoccupate, vincete voi se ovviamente indagate il poliziotto, però con quello vede. No, questa no, mi dissocio. No. Allora, però Ita ha dato un altro indizio. Anto trattino basso 11 trattino basso 13 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Anto underscore 11 underscore 13, benvenuto nella Lives e benvenuto qua nel canale di Zio Dab. In questo momento con noi c'è Ita 2165, il nostro spadaccino, c'è Ludovico Sardegna e poi ci sono altri amici che in questo momento stanno in Lives. Grazie Ita. O tram a muro. Allora, Anto, sto facendo un piccolo giochetto, visto che l'amico Ludovico Sardegna mi ha chiesto di insegnargli in napoletano una cosa del genere. Allora ho iniziato con questa specie di quiz, che poi è una cosa giusta per passare il tempo. E quindi la parola da indovinare dal napoletano all'italiano è o tram a muro, o tram a muro, il tram sul muro. Allora ho dato il primo indizio. No, non è difficile. Il mio primo indizio, salvo è stato, Ando scusami, è stato: si chiama con un dito. E Ita 2165 ha, senza volerlo, ha suggerito un altro aiuto, ed è il pulsante, il bottone. C'è anche il pulsante per bloccare questa cosa. Un altro aiuto? No, non è il semaforo. Un altro aiuto, ragazzi. Mo se vi dico questo, forse ci arrivate velocemente. Aiuto? Chat, scrivete aiuto. Ok, Ludovico. Ita, visto che stai partecipando pure tu, hai suggerito. Puoi gli dare l'aiutino, tanto non costa nulla. Allora,
Serve per salire e scendere. Poi se non l'avete capito mi scrivete un'altra volta, aiutatevi da un altro suggerimento. Bravo Ita, bravo. Applausi, applausi per Ita, bravo. Esatto, Utrav Mammur infatti è proprio l'ascensore. Grande Ita. Ora mi devo ricordare qualche altra cosa. Mettiamo l'applauso a Ita. Bravo Ita. Allora, ora penso all'altro. Ecco qua. Questo forse potrebbe risultare un po' più semplice da decodificare. Allora, o porta cristiana nella lingua napoletana, o cristiana è detta anche la persona. Quindi quando uno dice guarda chi stupore cristiano o stupore cristo come sta, vuol dire persona, quindi porta cristiana, porta gente, porta le persone. Che cos'è? Questo è specifico, eh? No. Non è quello. Questa non è difficile. Però come sempre potete sempre chiedere l'aiuto da casa, cioè il suggerimento. Tedesco. Uporta cristiana, anzi ve lo dico nella lingua. C'è un paese nella provincia di Caserta che si chiama Casal di Principe. È detto, come lo dicevano i miei amici di Casal di Principe, dicevano Uporta Cristiana. Ma io l'ho reso un po' più, diciamo così, un po' più napoletanizzato. Quindi è Uporta Cristiana. O cristiana sarebbe la persona. Ora, cos'è che porta una persona a bordo? Cioè una persona dov'è che può salire? Poi potete sempre chiedere l'aiuto, eh? Questo è specifico. Poi te ne faccio uno. Vediamo. Bravo Ludovico. Autobus, pullman, bravo. Esatto. Applausi. Applausi per Ludovico. L'avete provato tutto. Bravo anche Ita 21. Bravi tutti e due. Questo era abbastanza semplice. Ok. Allora, pensiamone un'altra. Dopo ci farà l'indovinello Ludovico. Che nella lingua sarda è molto ma molto difficile. Ok, vai tu, vai, Ludovico, vai tu. Siv, buonasera. E ben ritrovato. Qua in questo momento con noi ci sei tu, poi c'è Ludovico, Sardegna, c'è Ita2165, non so chi altro c'è. Buonasera a tutti.
Fammi una cosa, chi perde viene sospeso per 30 secondi, mamma mia. Grazie Ida. Adesso tocca... Ecco, possiamo fare a turno, facciamo a giro e cerchiamo di indovinare una... un indovinello per lui. Ok, a Jimmy Nera. Allora, siccome questa parola potrebbe essere molto simile a quella napoletana, a Jumoner, due sono le cose: o la ciminiera oppure il comignolo, quindi la canna fumaria. O può essere pure che sto sbagliando. Ragazzi, tocca a voi, perché poi Ludovico alla fine poi guadagnerà un altro punto pure lui, Ah, Jimmy Nera. Jimmy. Allora, il braciere? Abbiamo due possibilità. Ai ai ai, questo è difficile. Ah, allora ho detto il camino, comignolo. E lui ha detto ci sei vicino. Ah, che significa? È abbastanza complicatuccio. Allora fammi pensare. Ciminier, quindi il comignolo non è. Comignolo? Ciminiera, comignolo, ciminiera, l'ho già dette prima. Ciminiera o comignolo? Quale dei due? L'ho detto così velocemente che... Vediamo un po' cosa ci dice Ludovico. Qual era la parola? Il camino? Se l'ha detto prima Ida, quindi se è corretto il punto va a lui. La canna fumaria? Vabbè, Ludovico, se qualcuno la... Ah, allora il punto va a Ida, bravo Ida. Ragazzi, se qualcuno può fare l'applauso a Ida, magari Ludovico, fallo tu, visto che... Adesso hai proposto tu l'indovinello, quindi a te l'onore di spingere il pulsante. Adesso poi, se qualcun altro in chat vuole partecipare, così ci divertiamo un pochettino. Ida, ora tocca a te. Ecco. Vabbè, comunque l'hai indovinato, quindi a prescindere, anche se qualche conterraneo avesse indovinato o tra Mammur che cos'era o Porta Cristiana, gli avrei dato il punto, quindi giusto. Quindi Ida, complimenti, e adesso tocca a te darci la parola, questa parola segreta da scoprire. Ok, ottimo Ludovic, via wunderbar. Mi sa che Ida se la sta studiando così bene, così difficile, che iniziamo a pensare oggi, ci inizia ad andare in fumo la testa e la indoviniamo fra una settimana. Ok, allora Ida, ha lasciato a te la matta, quindi a te l'onore di dirigere i giochi. Oh, Aschi, buonasera, buon pomeriggio, anzi buongiorno, caro Siberian, in questo momento
stiamo facendo un piccolo giochino fra di noi in chat e ci stiamo praticamente, diciamo una parola nel nostro dialetto o lingua e poi ognuno di noi deve indovinare. E fino adesso ha indovinato Ludovico e ha due risposte esatte e le ha date Ita. Se vuoi partecipare magari ci insegnerei pure qualche parola in Veneto, così poi vedremo un po' chi riesce a vincere questa sfida. Allora, vediamo un po'. Saconca, in sa letrina e sospese in sacaccia. Sa sarebbe, dovrebbe essere il residui di lingua sarda. Mamma mia, questo è difficile. Saconca, in sa letrina. Letrina mi fa pensare a una parola un po'. Vabbè. Applausi, dai, Ludovico, ormai l'ha indovinato. Ita, però mo stavolta ti tocca farne almeno due di indovinelle, eh? Anzi, diciamo, facciamo due e poi vediamo un po' se Aschi vuole partecipare. In testa, ragazzi, che ne dite? Se Aschi ancora in chat, gli facciamo, ci facciamo dare da lui la parola oppure una frase da indovinare. Queste, e lui parla il Veneto stretto, quindi qua ci vuole solo Brixia o lui stesso. Allora, vediamo un po' che dice Aleas. Oh, Ale, grazie, vai tranquillo, vai. Buona passeggiata, caro. Ci si becca. Ora pronomi. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi. Qui Ale. Aiea, grazie per il supporto. Ciao, caro. Aspetta, ci faccio un attimo il sol. Ita, gentilmente, so che sono un po' rombiscata, gli puoi fare un attimo il sol alle asso, alle gragia, per il suo nick ti consiglio di fare copia e incolla, che fare io, no, scherzi, se fai la giocciolina. Mo gli faccio un attimo io il sol. Allora, ora arriviamo anche all'indovinello. Ecco qua. Allora, ritorniamo qua. Vediamo un po' che dice. Allora, latrine, dove ti siedi per fare qualcosa di più? Allora, Ale, scusami, Ludovico. Una volta si chiamava così il water, la letrina sarebbe il WC. Non posso dire il napoletano perché basta cambiare la E con la prima lettera dell'alfabeto ed è quella là della, quindi dovrebbe essere il water. Arriviamo subito anche al tuo indovinello. Allora, quindi era Saconca in sa, la testa, beh, lui ha detto Saconca era la testa nel water e sospese in sa cacita. Ma la cacita è quella cosa che come si dice in farming, il concime? Beh,
E qua altrimenti qualcuno a rubare. Ah, è Ludovico. Oh, ma che sei? Ci sei qua? Oh, ma che sei forte. Applausi, applausi. Sì, bene, adesso tocca a te fare l'applauso, perché quando qualcuno indovina, l'indovinello poi fa anche l'applauso agli altri. Prima hanno indovinato con me, gliel'ho fatto l'applauso. Vedi che ci sono dei sound alert. Cioè, il primo sound alert è proprio l'applauso. Questa qua, ora che mi ricordo, questa qua, sì, bene, un'altra volta pure, mi pare che pure la dicesti. Ora non ricordo se in live, parlando dei modi di dire, forse nella tua, o l'ho sentita. Comunque, ragazzi, comunque Siberian Husky è un altro amico che porta Eurotrack Simulator 2, e l'ultima volta, quando è stato? Ieri sera, l'altro ieri sera, ha portato anche un gioco di, che si chiamava Roller Caster, se non mi sbaglio. Roller Caster, giusto, era quel gioco che stai portando l'altra sera quando venni a salutarti, Husky, quello dove creavi le giostre, che abbiamo parlato della versione quella là di molto tempo prima. Bello quel gioco, un boss flipper, però molto più dinamico, ecco, da come me ne hai parlato tu. Allora, e la testa, allora Saconca e adesso la testa ne vici. Ah, wow, questa è bella. Ma questo è un modo di dire, se si può sapere la metafora, il significato della metafora, perché tante volte queste metafore, questi modi di dire portano anche, magari sono, diciamo così, vecchi insegnamenti, la vecchia stessa, quando magari uno sta proprio in una situazione, per caso, e quando uno sta in una situazione un po' sta proprio inguaiata, cioè, come si dice dalle mie parti, stava inguaiata. Guaiata significa che quando uno sta proprio in una situazione un po' con la caciccia, no, la caciccia dovrebbe essere il secchio, dovrebbe essere la caciccia, la capa della testa, ne questa viene usata per sgridare, perché se non facevi quello che ti dicevano, dice. Ah, ok, quindi era, diciamo così, un modo diciamo un modo di dire educativo, se così si può definire, una metafora a sfondo. Correttiva, ecco, vabbè, io l'ho detto più leggero. Che poi, in effetti, se uno volesse rivederla anche da un altro punto di vista, potrebbe dire pure che uno si trova nei guai, no? Vabbè, poi ognuno interpreta a modo. Comunque, è bella sta cosa qua. Ok, allora, sì, bene, facciamo così, facciamo riprovare un'altra volta Siberian, se sta ancora in Lives, un'altra un poco più difficile, che quella mo ci abbiamo Ida qua, che Ida, dimmi la verità, che rimanga tra di noi, Google o sei un poliglotta? sì, ma si capiscono effettivamente il Veneto, vabbè, è una. E prova, dai, può darsi pure che ne trovi una più difficile. Quello, perché un conto è sentirla pronunciare e un conto è leggerlo. Effettivamente
Effettivamente c'è ragione, questo pure è vero. Questo è le ver. Le ver. Le ver. Io per dopo ne ho una molto difficile. Allora facciamo così, mo ve ne dico un'altra in napoletano, questa è sempre una parola. Allora. O tale quale. O tale e quale. È una parola o tale quale che alla fine in italiano è una parolina di quattro lettere. Hai vedato già il primo indizio. Tale quale, o tale quale. Qualcosa. Iniziate a... Allora, Federico, vai tu con la prima parolina. Digitate voi le parole e poi vi dico se è una parola da quattro lettere, formata da quattro lettere in italiano, lo potete dire. O tale quale. Allora, non è questo. È che in questo caso qui, rispetto tra Mammur, poi vi dico se mi chiedete, se tutti e tre mi dite aiuto, mi chiedete l'aiuto, allora vi do un altro indizio. Vediamo un po' questo qua di ASCII. Aschi, ma arriviamo da te, fai copia e incolla appena finiamo questo indovinello qua, poi lo riprendiamo un'altra volta. Allora, o tale quale, Ludovico ha chiesto l'aiuto, Ida tu, o tale quale, o tale e quale. Aiuto, siamo in due. Siberian, Aschi a te. O tale quale. Aspetta, c'è un'altra persona. Ci abbiamo Siberian. Ah, ci abbiamo Aschi che si è inserito. Aspetto se lui. Se anche lui scrive aiutami. Se sta in chat. Vediamo un po'. Poi dopo andiamo a leggere il suo indovinello. Aschi, secondo me sta preparando qualche altra cosa. Allora, nel frattempo vi do un altro indizio. Allora, questo è un vero e proprio indovinello che mo vi faccio. Una volta era analogica, ma adesso è diventata digitale. Tale quale, o tale quale, qualcosa che in effetti vi ricrea, che vi ricrea, quindi per quelli un po' più datati come me, poi vi darò un altro indizio. Ludovico, tu forse dovresti, secondo me, con l'altro indizio vi posso dare un altro suggerimento. No, non è il joystick, non è, è sempre, diciamo, una periferica. O tale quale, prima ho detto, il primo suggerimento era, prima era analogica, adesso è digitale. No, o tale quale, qualcosa che rispecchia, cioè qualcosa che ci immortala. No, non è il telefono, è qualcosa che riguarda noi. Ragazzi, se volete scrivete aiuto e io vi do una mano. Non è PC, perché PC è sempre stato qualcosa di digitale. Ok,
Bravo, bravo Ludovico. E adesso mi devo fermare, devo fare l'applauso. La fotografia, esatto, tale e quale. Bravo, come ci sei arrivato? L'ho fatta proprio semplice. Questa l'ho fatta proprio semplice. Però pure tosta pure questa qua. Poi dopo arriviamo, ci andiamo a leggere l'indovinello che ci ha preparato Aschi. Lo faccio copia e incolla e lo rileggiamo. Ho pensato fototeca. Beh sì, in effetti sì, perché esatto, perché quello ho detto, perché una volta era analogica e poi digitale. Io poi vi avrei detto una volta c'era il un qualcosa che si trasformava, anzi no, aspetta, lo sviluppo, questa cosa riguarda lo sviluppo. Poi avrei aggiunto carta e poi avrei detto e poi vi avrei portato man mano fino alla fotocamera, alla macchina fotografica. E quindi bravo Ludovico, complimenti. E adesso però passiamo subito, aspetta, ci abbiamo ancora l'indovinello di Aschi. Allora lo ricopio un'altra volta perché è salito parecchio sopra. Vediamo un po' se riesco a trovarlo. Allora, dov'è? Ecco qua, lo faccio copia e incolla così lo ritroviamo subito. Ok, allora arrivo subito, ecco qua. Allora scrivo, bravo Ludovico, hai fatto bene. Ok, l'abbiamo, sono arrivato io che l'ho scritto. Allora coscrivo noilese, non li legge. Chi scrive non li legge, poi legge non lì, sì, non li capisce. Ci sono andato proprio con l'intuito. Forse no, non parlo, no, ci parlo, non mi ascolta. Questo è difficilotto, non andate a Ita, non googolare, ti sto vedendo. poi coi mi ascolta, noi capisce, non capisce, chi capisce, sì, desmentega. Caspita, questo è difficile, ragazzi, con questo traduttore. io getto la spugna perché qualcosina mi sa che ci stanno arrivando, Ludovico. Chi mi ascolta non capisce, chi capisce si dimentica. Ok, ragazzi, questo è difficile. E adesso Aschi, dovresti darci un aiutino per cercare di capire magari qualche concetto. Ciao Ita, grazie ancora per essere passato in Lives e grazie per averci fatto compagnia. Poi la prossima volta tocca a te
fare l'indovinello. Lese e leggere. Questo è difficile, mi devo fermare e devo rileggerla un'altra volta, perché questa è bella complicatuccia. Eh sì, direi di sì, direi proprio di sì. Ci arrendiamo. E qua mi sa che Aski ha spaccato letteralmente. l'ho detto che avrebbe trovato, ne avrebbe trovato una tosta tosta in vendita stretto stretto. Ciao frega. Una cosa proprio leggera leggera. Fammi fare un attimo il saluto, il shoot, lo shootout a vita. Ecco qua. Quando scrivono leggono, quando leggono non si trovano, quando parlano mi ascoltano, quando mi ascoltano non mi capiscono, quando mi capiscono si diventa... Wow, mamma mia, vai Ludovico, vai, tocca a te. Questo è bello e difficile, eh? Mamma mia. A te la parola, Ludovico, anzi, è come si dice in gergo radio, a te il microfono. Sare soggia, sagata, samate, samate, de su ciliegio. La sua resoggia, resoggia, oh mamma mia, resoggia, resoggia. Segata, samatte, samatte, samatte. La pazzia? No, de su ciliegio, sul ciliegio. Samatte, samatte. Ah, ciliegio almeno è il ciliegio? Ciao France, France 881, benvenuto. Ilives, grazie per il follow che hai messo in offline. Allora, in questo momento devi sapere che a turno stiamo facendo alcuni piccoli indovinelli e quindi... All'inizio ho iniziato io con le parole napoletane e loro l'hanno indovinata. Poi Siberian Husky praticamente ci ha fatto un... ci ha scritto in veneto molto stretto ed è praticamente non siamo riusciti a capire. E adesso c'è il turno di Ludovico Sardegna, il mitico Ludovico, che ci sta facendo un altro indovinello. E noi stiamo cercando in effetti di indovinare ciò che è scritto quando meno una parola, e quindi stiamo così, giusto per divertirci un pochettino. Allora, quindi de su ciliegio, quindi è del de su del, del ciliegio, quindi a me ciliegio, sappiamo che è ciliegio, perfetto. De su ciliegio del, del ciliegio dovrebbe essere, spero. Samatte, la madre? Mother? Ok, quindi sua madre del ciliegio,
Ah, non la madre, ok. Matte. Pazzo? Ai ai ai. Matte. Ok, il ciliegio sì. Sa matte, che dovrebbe essere sa, è l'articolo. E questo mi pare che vagamente mi ricordo. Matte, sta parola. Chiedo l'aiutino, vediamo se Aschi chiede l'aiutino. Francia, se dopo vuoi partecipare, magari puoi anche inserire tu qualche parola. Allora, io chiedo l'aiutino per Samatte. Quindi anche tu chiedi aiuto, Aschi? mi sa. Ok, va bene, allora anche io gli do l'aiuto. Francia, se vuoi partecipare pure tu, ci facciamo due risate. Allora, è una cosa con tanti capelli, ok. Una cosa con tanti capelli, una parrucca. Con tante braccia. Con i capelli mi stava venendo di dire la piovra, ma la piovra non ha i capelli. Tante braccia. Allora, la piovra sarebbe l'animaletto, il mollusco. Saroccia secata, mezzo ciliegio, ecco. Quindi il ciliegio è sicuro. Una cosa che ha tanti capelli e con tante braccia. Mille piedi? No, non ce l'ho. Ah, sì, è complicato. Non potrei dire nemmeno la criniera del cavallo, perché non c'ha quattro zampe, c'ha. Allora, d'estate ferito, inverno e spoglio. Il prato? D'estate fiorito il campo, potrebbe essere. No, non è il campo. Hai detto che tanti capelli, giusto? Mamma mia, questo è un rebus. D'estate è fiorito e d'inverno è spoglio. Mi verrebbe da pensare le foglie. Le foglie su un albero che fanno una specie di togli. Ok, una cosa che quindi sappiamo che è il ciliegio. Campo è qualcosa, quindi un campo potrebbe essere. D'estate è fiorito, d'inverno è spoglio. L'albero. Ha detto qualcosa di simile all'albero, un cespuglio. Mamma mia, questo è proprio difficile, ragazzi. Oh, perfetto. È la prima, è la resoggia o è Samatte? Dovrebbe essere Samatte, l'albero del ciliegio, giusto? Se ho capito, mamma mia. Complicatucci. Solo la posizione è la prima parola o è la seconda? Perché adesso sappiamo che l'ultima è ciliegio. È il ciliegio. Ok, quindi è l'albero di ciliegio. È il ciliegio. L'albero di ciliegio. Resoggia.
Sto cercando di andare a spulciare anche qualche parola di francese, ma... Re... La... Sa cosa vuol dire secondo? Secondo te? Secondo te? L'albero? Assegata forse... La tagliata, una potata, è segatami, segata, spagnolo. Secondo te cos'è sa? È l'articolo, credo. Sa domu, la casa, mi ricordo, scusami, sa la. Dovrebbe essere un articolo. Credo. La. E questo Mario. Io mi arrendo. Una cosa è certa. L'albero. Allora, la e l'abbiamo capito. L'albero di ciliegio. Saroggia. Segata, mamma mia, questo è proprio difficile. Mi arrendo. Hai vinto tu. Saroggia, sagata, la pianta del ciliegio. Mamma mia, questo è proprio complicato. Questo è proprio sardo stretto stretto. Dopo quello che ha scritto Aschi qua. Mi arrendo. Questo è difficile. Hai vinto tu. Ha indovinato le miglia, mo giustamente. Io mi ero già reso. Ho cercato, ma sa, queste cose qua più o meno me le ricordo perché avevo alcuni amici sardi, ma vi parlo di un bel po' di anni fa. Il macete taglia la pianta del ciliegio. Resoggia quindi è il macete, un mamma mia. Ai. È come se avessi detto sciamarrel in napoletano, valla a sapere che è l'ascia, l'accetta per tagliare i tronchi. Facci la miseria, il macete, sì, faccia, male, dove vivo? Hai vinto, guarda. Ma mi fermo un attimo e ti devo fare l'applauso. Anzi, vediamo un po', visto che hai vinto tu, questo è il premio per te. Grazie. Io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. Grande. Hai vinto, hai stravinto. Diciamo che la lingua napoletana, a parte delle parole un po' particolari, più o meno il concetto si capisce, ma la lingua sarda effettivamente ci sono delle parole a noi sconosciute, ma veramente sconosciute. Ok, proviamoci. Sadomu, sa fuscetta, mi pare che si chiama forchetta, giusto? Che poi mi pare che arriva la fourchette dal francese. Facile per te? Se è facile per te, mamma mia. Qua proviamoci, dai, vediamo un po'. Ma qua hai già stravinto tu. Le hai indovinate tutte. E in più ne hai praticamente già due. Una non indovinate, quindi se c'hai già tre punti, io se no ne ho vinto solo, anzi vi ho fatto vincere. Ok, dai, avete vinto voi comunque. Effettivamente, mamma mia, la lingua sarda complicata assai. Sa cadira la boso, mamma mia. Oh, questa è... Cadira.
La casa nel bosco. ha già alzato bandiera bianca. Kadira. Là? No, non è. Là. Quindi non è la casa nel bosco. Ah no, ma quella è Sadomo, è la casa, giusto? Sadomo, la casa, giusto. Allora, vediamo un po'. Kadira. Dimmi solo se po è, significa per. Boso è simile all'italiano. Ok, boso. O è per, ok, per. Kadira. Allora, boso è simile all'italiano. Ah. Allora, vediamo, boso. Oh mamma, Aschi, suggerisci. Allora, boso. Dunque, boso. Boso ha detto che non è bosco. Qua non posso suggerire. Vabbè, ma io pure. Qua wow, proprio me l'ho fatta suggerire. Tu devi fare in modo che uno deve indovinare alla fine. Dice che non posso suggerire. Vabbè, allora vediamo un po'. Per te è semplice. Allora. Sa Kadira. Boso per è qualcosa. Pensa a tanti. Un altruista. Uno per tutti. Non so come è venuto. Sagadira. Oh boso, oh mamma mia, questo è proprio difficile. No. Boso. Ah. Kadira. La. Per. Come dici tu quando dai del lei? Come dici quando dai del lei? Lei? Lei con quegli occhi mi spoglia. Spoglia tu. Come dici tu quando dai del lei? Gigi! Gigino. Oh Macio, grazie per i bitterozzi. Ti vuoi aggregare pure tu qua all'indovinello dell'amico? Sta facendo niente, stiamo giocando agli indovinelli qua. A cercare di capire le parole qua, le lettere. Macio Kings. Ma mi fermo un attimo, volo a volo, prima che questi mi fanno Macho King. Eccolo qua. Questa è bella difficile, Guaglioni, questa è difficile. Sagadira, Bobo, su mamma mia. So a un anziano. Voi oh mamma, ma cioè questa è bella difficile questa. Lui scrive in sardo stretto. Qua ci sta. Bravo. Ok, voi ok, boso. Allora andiamo a ritrovarci il punto. S
sacca di ira per voi. Per voi questa l'abbiamo capita, ok, per voi. Posso voi, quindi. Riprendiamo dove che sta. L'ho perso. Perfetto, grazie. Voi. Mi arrendo. Guarda, ho perso veramente. È bella complicatucci. Allora, una cosa è certa. Voi. Voi. Bandiera bianca. Mi arrendo. Questo è difficile. Io l'ho detto, quello è facile per te. Dai, su. Hai vinto tu. Hai vinto. La soluzione è la sedia per Kadira. Era la sedia. Mamma mia. Io giusto credo 3 o 4 parole conoscevo di sardo. Sadomu, fuscetta e basta, mi sa. Sadomu, fuscetta, Purceddu. Vabbè, quella la conosco un po' tutti quanti. Poche altro. Cadrega. Care. Ah. Quello poi, ragazzi. Comunque il dialetto, diciamo che a volte varia pure da città a città, perché per esempio vi faccio un esempio: il pomodoro in napoletano ci sono quelle che dicono a Pummarola con la R di Roma, e magari il paese a fianco, come nel mio caso, dicono a Pummadola, perché a quanto pare la lingua napoletana probabilmente dicono che si dovrebbe scrivere a Pummadola. Però diciamo che fra lo scritto e il parlato e il letto, diciamo, c'è una bella differenza. E infatti la lingua napoletana ha anche parecchie parole di origini francesi, di origini inglesi, di origini greche, e insomma tutta una serie di tomate. Per esempio, mo che me l'hai scritto il significato della parola, io mo dice tamatta, tomato, però uno, ecco, io direi il fatto che uno non sempre riesce a fare un pensiero anche multilingue, ecco, è cosa che uno dovrebbe fare. Ti faccio un esempio: spegnere a Treviso si dice stuare, sì, a Vicenza smorzare, tutta Schmorzelights, la famosissima canzone di Renzo Arbore. Schmorzelight, dust to moonlight. Effettivamente, stuare in napoletano si dice stutare. Sta meglio. Osorxe in borca gato, che è un cristiano, in mano avvocato. Allora, sta meglio su. No, aspetta, Sorx. Sta meglio un topo in bocca al gatto che un cristiano, una persona in mano a un avvocato. Vediamo un po', ma alla fine c'è qualche parola che ho sbagliato, eh? Questa l'ha fatto un po' più light, Husky, non so se speriamo bene. Rullo di tamburi, mi sa che qua ho sbagliato qualcosina. Sta meglio un sorcio, quindi un topo, diciamo così. Usurus. Oh! E allora, Husky, tocca a te adesso fare l'applauso nei sound alert. Sta meglio?
Perché source, la souris, quindi che molte di quelle parole vengono anche dal francese nel dialetto o nella lingua veneta. Dai Siberian, adesso tocca a te, ci sono i sound alert, applauso, clicca lassù, perché almeno abbiamo indovinato da quest'altra parte. Ti preoccupare, l'applauso è libero. Si sono solo... Ops, non mi schia andava. Il Soldier Topo, ma lo faccio io. È il primo, proprio appena apri Sound Alert sta tutto a sinistra. E sarebbe quello con la cuffia in destra, i Sound Alert. Se sei da cellulare sta sotto. Ne ho una, posso dirla, è un animale. Ok, proviamoci, allora mi faccio io l'applauso. Vai Ludovico. L'ho fatti a voi, allora ne sono. Ok, vai. Vediamo se riusciamo a capire questa qua. Sicuramente è difficile. Ma qua bisogna andare a ragionare in francese, in spagnolo. Oh mamma mia, speriamo dai. Grazie Siberian, grande. Allora, si scava sa terra. Questo è un indovinello. Scava la terra, la talpa? Si scava. Si scava la terra. Sa terra è la terra. È un animale, ok. La talpa? No, questo è un nome composto. Ah! Perché date... Ah, hai fatto come ho fatto all'inizio che hai dato... Bravo! Ah, esse... Grande Ludovico! Ora tocca a te fare l'applauso, vai, vai! La talpa è perché scava... La scava... Si scava... Scava la terra, per prima hai detto che la terra, e mo ci sono andato per intuito. Si sarebbe scava, cioè fa come si dice, fa parola unica con scava, o la scava la terra. Ok Aski, grazie per la company. Ma ti faccio un attimo lo shootout in uscita, tanto io qua so, mi sa che sono credo a pochi chilometri, sono altre un'altra 300 chilometri, quindi più o meno ci siamo. Comunque è stata, devo dire la verità, è stato divertente questa cosa che abbiamo fatto stasera. È da premettere che non era prevista, è stato tutto in improvvisazione. Supi più inside, questo è difficile. Supi più inside, supi più pipiu. De mamma la mamma lo annusa insa entre lo odora lo annusa in no è mamai no allora no mamai
Su pippiu. Su pippiu. Ah, e se è difficile. Di questa ho una parola sono riuscita ad indovinare. Su pippiu. Insaentre. Che se. Su pippiu. Loas. Oh, pippia. Pippiare, aspetta. Pippiare in nella lingua napoletana è quando bolle il pomodoro e fa quel su pizzini. Ogni scarafone è bella mamma sua. Su pizzini. Questo piccolo, no, il piccolo piccolino forse insa nella o pizzerillo come alcuni paesi dice il piccolo. Ok, perfetto. Quindi su pizzino il piccolo. Insa entre insa nella sua, credo. Insa. Ok. Il piccolo nella entre nel ventre della mamma, per caso? Nella pancia della mamma? Allora diciamo che dopo, vabbè, tu perché te sei hai dato pure un aiutino, quindi erano le parole erano anche più semplici, quindi ci sono riuscito ad arrivare. Mamma mia, certo che a volte bisogna interpretare le parole nella lingua sarda, perché se le andiamo a cercare il significato paro paro, anzi pari pari, è difficile trovare la parola giusta. Invece così più o meno diciamo un pizzino o un po', eppure un po' il pc, un po' pure veneto, pizzino. Non so se in Veneto si dice così, non so se l'amico Askis sta ancora on Linus. Comunque bella tosta, la lingua sarda. Ora non ricordo dove ho visto comunque un'intervista a Elisabetta Canalis. Su YouTube l'ho vista e c'era un giornalista che aveva fatto e si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, è come si dice ca misciure fes, ha capito? Ehi, fermbus, io qua sono quasi arrivato qua e infatti sono 130 km. Vuoi partecipare tu pure tu con un tuo qualche frase detta in toscano? Stiamo facendo un piccolo giochetto indovinello, diciamo così. E Ludovico con il sardo ci ha stracciato a tutti, oramai è sta praticamente sul primo gradino. Stasera c'è. Sì, ti vengo a trovare, Fermus. Io finisco la live e quindi avrei visto un pochettino dove andare, dove fare il raid. Vengo a partecipare, vengo stasera alla live, certamente. Ok, tanto io penso che fra poco finisco, tanto su saranno 120 km da percorrere.
E quindi ci vediamo ovviamente alle 19:30 dal mitico Fenbus 08. Mi accosto un attimo e gli faccio un bel shootout a zio Fenbus. Bus 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 para pa para pa para para Fenbus Fenbus. Comente andamo andau su Fenbus. Ah, è ancora più difficile questa. Comente. Aspetta, forse. Comente. Comon. Come ci andiamo da Fenbus con l'autobus? E quando lo guida lui l'autobus, il divertimento è assicurato. Ah, questo è fa. Ah. Comente. Allora, comente. Anda su. Come stai? Comment ça va? Comment. Ehi, questa. Questa parola mo. Common, comment. Ehi, ci sono tante di quelle parole nella lingua sarda. E che per dindirindina si avvicinano molto al francese. Mi fai scombisciare dalle risate, ferma. Avete, no, penso qualche influenza, diciamo così, da quel che riguarda la France, diciamo così, un po' di. Oh, su cosa arriva? Un po' anche voi qualche parola, diciamo, di origine francese, anche perché, diciamo, voi ci avete pure la Corsica, che è vero che è un ex isola italiana che poi adesso è francese, ma mi pare che in Corsica c'è tutto. C'è bilingua. Oh, grande Fenbus, grande. Facciamo, suoniamo un bel GG. Ah, no, GG no, aspetta, GG no. Facciamo un altro applauso a Fenbus. Anzi, lo faccio a Fenbus che finalmente è ritornato bello tranquillo. Anzi, quasi quasi io faccio così. Faccio suonare un po' l'inno di Fenbus. Fenbus quando guidi l'autobus ti ci fa chi confisciata le risate con sé fa perché tu sei Fenbus. Ottima notizia, ottimo, grande Fen. Meno male, eh? Almeno mostriamo tutti quanti più sereni. Anche perché pure sta un po' preoccupato per te, ma c'ho tanti amici che si sono trovati in questa situazione qua e quindi. Ottimo, dai. Ti sei tolto quel famoso zainetto dalle spalle. E quindi ottimo così. E ti avevo sentito un po' giù di morale. Compari, io devo andare, vi saluto, buona sera. Ludovico, grazie, grazie, grazie assai assai per aver anche tu preso parte a questa improvvisazione di oggi pomeriggio, che ci siamo divertiti veramente tanto. E siamo anche arrivati a destinazione. Abbiamo passato una bella oretta abbondante insieme. Mi avete tenuto compagnia e spero di avervi fatto altrettanto una buona compagnia a voi. A voi, quella parola com'era?
Boso? Boso? A voi? Già mi sono scordato. Vabbè, adesso se non ho smemorato. A Boso, a voi. Questa è una parola che chissà che origine greca. Lo scopriremo nella prossima puntata di Ludovico Sardegna e la lingua sarda. Oh yes. Comunque veramente oggi mi avete, come si dice a Napoli, m'ha fatto spassà, vuol dire che mi avete fatto divertire, mi avete fatto svagare. Poi ci sono tanti significati. Spass può essere anche andare a zonzo, bighellonare, ma in base al contesto assume un significato diverso. Oh, io ho fatto pure una piccola lezioncina di napoletano e in tutto questo ho sbagliato pure strada. Vai, vabbè, non fa niente, tanto in effetti, anzi quasi mi vado ad esplorare pure quest'altra area, tanto su sto qua. E ovviamente dalle 19:30 ci vediamo tutti quanti da Fernbus. Bus e ci andiamo a divertire un pochettino qua. Sono entrato contro mano, sapevo. E infatti ci andiamo, ci ammaspassando un poco a Fernbus. Ah ragazzi, comunque veramente siete stati uno spasso oggi. Spero che vi siate divertiti anche voi che avete guardato questo video in replica su Twitch, e anche a voi che l'avete guardato su YouTube, sul canale YouTube. E ovviamente questo video sarà disponibile domenica alle 12 su YouTube. Per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione continua. Per voi che siete in diretta, vi prego come sempre di, se vi va, di attendere un pochettino, che vediamo un pochettino di fare un raid a qualche canale amico che ha pochi, che insomma che sta iniziando a crescere, quindi gli diamo una mano un po' a fare visualizzazioni. Ah, più avanti, ecco qua, gli diamo una mano a crescere, insomma chi come me sa cosa significa, diciamo così, quanto è dura riuscire a ad avere la ad arrivare soprattutto a quella che l'affiliazione a Twitch. Ecco, allora si cerca di dare una mano, come ha fatto Fernbus con me, ma come hanno fatto tanti altri. Allora, nel frattempo vediamo un po' chi c'è. Allora, facciamo così, facciamo il raid questa sera, lo facciamo a guerriera underscore w, perché è la prima volta che lo faccio a lei. E quindi andiamo a digitare tutto in maiuscolo. Perfetto, ecco qua. Allora inizio a fare un po' di su, shout out a tutti coloro che in questo momento si trovano in chat. Quindi cominciamo da chi è passato o chi ci sta. Shout out,
Adesso lo facciamo grazie al mitico Dennis, che è passato nel canale. Grazie caro Dennis, poi Fanbus. Ringrazio tutti quanti voi ovviamente. Per avermi tenuto compagnia. E allora, vi prego ancora una volta di restare in iOS. Io vi congedo con il mio famosissimo saluto. State buon, restate in live e andiamo da Guerriera. State buon, aiuto, ciao!